Arrigo, un mercante nella Roma d'inizio 300. È un romanzo particolare, lo definirei un romanzo accademico, perché si può leggere come un romanzo, arrivando fino a metà del volume, e in quanto la seconda parte del volume è dedicata agli approfondimenti sul romanzo. È proprio una sorta di immersione totale nel Medioevo romano d'inizio 300, la storia di un mercante, di sua moglie e dei loro due figli, e c'è anche una storia di omicidi efferati su cui non svelo niente. Una vera, dicevo, e propria immersione in un Medioevo che può sembrarci oggi un po' lontano. In realtà non lo è. Ho l'impressione che noi oggi stiamo vivendo una sorta di basso Medioevo, per cui quel Medioevo che ci è sembrato, ci sembra a molti lontano, è molto più vicino di quanto noi possiamo immaginare. Un motivo in più per apprezzare un'opera, se sono ovviamente riuscito nell'intento, che cerca proprio nella quotidianità di restituire tutto di quella Roma d'inizio 300 nelle mode, nelle modalità anche dell'alimentazione, nei quartieri, nei rioni del tempo della Roma medievale. E per un obiettivo che può essere anche, se vogliamo, ambizioso, quello di poter far sì che questo primo romanzo sia il primo di una serie di altri romanzi che consentano a chi magari lo avrà letto e a me, che ho scritto il primo, di continuare in questo viaggio affascinante in una Roma, questa sì, lontanissima dalla Roma attuale. Un romanzo in cui un elemento essenziale, anzi direi proprio nodale, della storia è la percezione e la condizione femminile, perché la moglie del protagonista, Angela, legge e cerca di capire qualcosa in più di sé e della sua condizione di donna. Si può parlare di Medioevo anche in un festival come il Festival delle Corrispondenze o una qualunque altra manifestazione culturale? Sì, se si affronta la cosa nel modo migliore. E il modo migliore è quello di far sì che quello che noi sappiamo, poco o tanto che sia, possa essere messo nella condizione di poter essere interpretato al meglio. E se noi ragioniamo di realtà quotidiane, sia pure proiettate nel periodo passato, lontanissimo o remoto, questa operazione riesce molto, molto semplice.